ovviamente il curling è un pretesto, è un bel pretesto per raccontare quattro che poi diventano cinque, perché Francesca Einaudi fa Eva, che è la nostra protagonista, la nostra meravigliosa protagonista femminile, moglie di Bruno, mamma di Yuri, ed è l'unico personaggio con i piedi per terra in questo film, anzi gli unici due personaggi con i piedi per terra. E ovviamente questa scelta di mettere sulla squadra di curling, per cose che vedrete nel film, sarà negativa nella loro storia d'amore, ci sono dei risvolti appunto, e insomma oggi siamo molto contenti. Certo, il film è una commedia, però abbiamo anche la presunzione di definirla una commedia amara, con tanti momenti che vanno al di là della commedia. Sono sicuro che non si ride mai gratuitamente, è un film senz'altro per tutti, senz'altro mai volgare, e questo grazie anche all'attenzione che abbiamo messo nel non usare un linguaggio inutilmente volgare. Parolacce ce ne sono poche, quelle giuste, quelle che diremmo anche noi nella vita. E è sicuramente un film molto romano, ve lo dico prima io, così raccontiamo dei personaggi che a malapena riescono a pagare l'affitto, e quindi abbiamo pensato che la cosa che gli somigliava di più era la pentola a pressione, che effettivamente ha la forma di una stone, e noi con i pesi da pesca di Salvatore, con dei pesetti da palestra, la facciamo pesare esattamente quanto una stone, e quindi facciamo i nostri primi allenamenti. Vedo qualcuno mi guarda inorridito, sto a Pinerolo con una pentola a pressione in mano, lo capisco. Devi guardare loro che si guardano. Lo so, vabbè. A me quello che mi ha impressionato di più sono le regole del curling e il fatto che il curling sia uno sport per dei veri signori, e infatti noi siamo dei veri signori. La cosa bella è che non si può manifestare nessun tipo di tifo, nessun tipo di, come dire, esultanza, calore. Il massimo che ho capito, quando tu metti il punto finale della vittoria alle Olimpiadi, incroci il tuo compagno che l'ha messo e fai... E questo aplomb inglese, come immaginerete, ci appartiene. Classico, esatto. Io sono Salvatore. Sono Salvatore, amico di Bruno Brunetto, e sono una povera vittima di Bruno da quando siamo piccoli. Lo seguo in tutte le sue follie, e le follie ne fa tante, ne inventa tante, sempre con grande amore e grande passione. Questa è la cosa più bella del personaggio suo e di tutti i personaggi di questo. Bene, io sono quella con i piedi per terra, non ero amica di Claudio, non è, quindi io faccio la parte dell'apologia di Claudio Mendola, che è un grandissimo regista. Giustamente l'altro giorno parlavamo con un attrezzista con cui ho lavorato tanto anche, che diceva, che stava parlando, diceva: ma tu ti sei accorto del silenzio che c'era su questo set, una scena? E lui, con grande modestia, ha detto: no, ma quelli sono attori. E giustamente l'attrezzista gli ha risposto: sì, a un metro e mezzo dal monitor sono gli attori, a 10 metri dal monitor il regista. Quindi bisogna rendere atto a Claudio il fatto di aver creato un'atmosfera sul set di squadra. Che ho detto? Vabbè. Di squadra vera, cioè lo sport c'è anche in questo senso, cioè questo mestiere troppo spesso si dimentica che è un mestiere che si fa tutti insieme. Viviamo in una società che trita qualsiasi cosa, trita l'umanità in primis, e quindi per quello poi vengono i film, sì, magari che funzionano perché incassano, ma sono vuoti e non ti lasciano delle cose addosso. Grazie. Allora, per prima cosa dico di questa attrezzia e broom e stone, queste cose qua, non ci ho capito una beata mazza, però no. piano mi sono un po' impegnato per capirlo.